Buon pomeriggio amici sportivi e benvenuti a Castrovillari, Polisportiva Sarnese, campionato Serie D, Girone I. Siamo allo spareggio play-out, siamo a Potenza, all'Alfredo Viviani. Chi vince? Varrocella per giocarsi la permanenza in Serie D. Si parte con il primo pallone toccato dal Castrovillari. Talia mette questa palla in mezzo, attenzione Figlio, io la sfiora, poi Di Finizio, ancora il pallone in possesso per il Castrovillari, poi Nastro ci prova dalla distanza, il pallone che non impensierisce De Brasi. Attenzione a questa palla lunga a cercare Ragosta, Ragosta in fuorigioco, trova un gran gol ma Ragosta era in fuorigioco. Diressa laterale, batte della Monica, la palla allunga a cercare la testa di Figlioli, attenzione, poi arriva Langella, pallone che termina sul fondo. Langella, avanza Langella, gira Nasto, Nasto poi a Di Finizio, il colpo di testa di Guidelli, pallone che termina ancora sul fondo. Langella dentro per Elefante, attenzione Talia, Talia la mette di prima in mezzo, attenzione Elefante, Elefante entra in aria, attenzione il cross pericoloso che mette in difficoltà la difesa rossonera. Attenzione ancora il Castrovillari, questa palla dentro, il colpo di testa di Suleman, Oleva Suleman. Di Finizio mette in mezzo per lo stacco di Sfigliolia, c'è la parata di De Brasi. Calcio di punizione, parte Ragosta, attenzione a questa palla dentro, non la tocca nessuno, il pallone che termina sul fondo. E termina qui la prima frazione di gioco, Castrovillari 0, Polisportiva Sarnese 0. Si riparte con il secondo tempo, con Guidelli che gira a Talia, subito ad Elefante, attenzione allo schermo, Elefante prova la distanza, pallone che termina sul fondo, avanza Ragosta, attenzione Ragosta, Ragosta il sinistro e la parata di Sorrentino. Calcio d'angolo, parte Ragosta, attenzione il colpo di testa di Miceli, pallone che termina sul fondo. Elefante, avanza Elefante, buona giocata di Elefante, poi il destro morbido di Sasa Elefante. Ragosta gira male dove c'è Talia, Figlioli, Figlioli, poi Nasso che calcia, para De Brasi, attenzione la palla per Di Finizio, Di Finizio si gira in mezzo a due, Figlioli il sinistro e c'è la parata di De Brasi e poi spazio a un difensore del Castrovillari. Talia mette questa palla in mezzo, il colpo di testa e c'è la parata di De Brasi. Attenzione Ragosta, Ragosta punta Nocerino, attenzione Ragosta, rientra sempre sul destro, attenzione Ragosta e poi il sinistro e c'è il vantaggio del Castrovillari, il vantaggio con Gaetani, segna il classe 95, Castrovillari 1, Sarnese 0.
Guidelli a cercare dentro Figliolia. Figliolia per Elefante, il destro traversa di Elefante. Langella gira per Elefante che calcia col sinistro, a blocca De Brasi. Ragusta, punta di Finizio, ancora Ragusta, calcia dentro, poi e c'è il gol del 2-0, ma è fuori gioco. Riparte la Sarnese con Guidelli, ancora Guidelli, Guidelli poi in spaccata gira di Finizio velo per Nocerino. Attenzione Nocerino, palla dentro, c'è Talia, Talia ancora in aria, Talia, Talia, Talia si gira a sinistra, gol! La Sarnese pareggia, è il 93esimo con Talia, proprio all'ultimo respiro, Michele Talia, 1-1! E con questo gol si va ai supplementari, il pareggio di Michele Talia. Proprio lui che aveva segnato nella partita di andata contro il Castrovillari, segna ancora Talia. Ragusta, Ragusta, Ragusta e Nocerino. Sì, grande vittoria. Strepitoso intervento di Nocerino. E termina qui anche la seconda frazione di gioco. La Sarnese pareggia al 93esimo con Talia e va ai supplementari. Si riparte con il primo tempo supplementare. Sì. Con il possesso granata. Ancora la Sarnese che avanza. Figliolia. Talia ancora. 1-2 con Figliolia. Attenzione Figliolia, la mette in mezzo. De Brasi la devia. E poi calcio d'angolo. Guidelli. Il destro di Guidelli. Che sfiora la traversa. Calcio di punizione per il Castrovillari sul punto di battuta Ragusta. Parte Ragusta con il destro e Sorrentino mette in calcio d'angolo. Rinvia Sorrentino e termina qui anche il primo tempo supplementare. Si riparte con il secondo tempo supplementare. Calcio di punizione per la Sarnese sull'auto di destra con Guidelli. Guidelli la mette in mezzo per il colpo di testa di Cacciottolo. C'è De Brasi. E termina qui anche il secondo tempo supplementare. Si va ai calci di rigore. Calci di rigore. Il primo a batterlo è Sciacca, l'ex Catania. Sciacca contro Sorrentino. Parte Sciacca. Il destro è Sorrentino. Para il primo calcio di rigore. De Angelis. Contro De Brasi. Parte De Angelis. In corsa lenta De Angelis. Spiazzato De Brasi. La Sarnese è in vantaggio. Parte Simonetti contro Sorrentino e Sorrentino para anche il rigore di Simonetti. Straordinario il capitano Granata, super Sorrentino. Di Finizio contro De Brasi. Parte Di Finizio. Il destro Di Finizio. 2-0 per la Sarnese. Perri contro Sorrentino. Parte Perri, alto! Sbaglia Perri! Sbaglia Perri! E il prossimo è decisivo per la Sarnese. Cacciottolo. Tutto nelle mani della classe 98. Parte Cacciottolo, il destro e c'è la rete! La Sarnese Varroccella! La Sarnese giocherà il playout per mantenere la categoria. Giovanni Cacciottolo è decisivo. Sarnese 3, Castrovillari 0 ai rigori. Strepitoso Sorrentino che ne ha parati due.
Rimonta incredibile, il pareggio incredibile nei 90 minuti grazie alla rete di Talia. La Sarnese meritatamente va a giocarsi l'ultima chance per la serie di contro il Roccella al Ninetto Muscolo. E finisce qui. Sarnese batte Castrovillari per 4-1 dopo i calci di rigore. Una grandissima prestazione di forza degli uomini di Gianluca Esposito. Ricapitoliamo: Sarnese 4, Castrovillari 1. E da Pierpaolo Milone è tutto.